entriamo ancora nel mondo della musica, perché musica, parole e arte si fondono per dare vita ad un singolo profondamente romantico, ma anche nostalgico, impreziosito da una cornice davvero unica. Stiamo parlando di Fantastica per me e dell'ultimo brano di Marco Fasano, che è qui con noi per presentarci questo meraviglioso progetto. Buongiorno Marco, come stai? Buongiorno a te, sempre un piacere ritrovarti, tu sempre in splendida forma, chiaramente. Grazie Marco, un piacere invece parlare con te, ma soprattutto di ascoltare questo tuo nuovo progetto Fantastica per me. Sono curiosa di sapere quali sono stati i motivi ispiratori, però se sei d'accordo io direi di vedere immediatamente la videoclip. Tra l'altro questo videoclip è girato in un luogo mozzafiato e vediamolo e poi commentiamo insieme. Ci siamo. Guarda, si capisce cosa stai pensando e si vede nei tuoi occhi una luna distante, e quando sorridi si capisce di più. Dimmi tu la verità, se qualcosa poi non va. Forse bevi un vino non troppo sincero e si vede se ne parli che proprio non scende. Ma se ti avvicini e poi mi baci le labbra, ma dimmi tu che cosa vuoi e vediamo casomai. E allora dai, 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 ti aspetto, dai, 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 che è presto, dai, 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 decidi tu e non ne parliamo più, dai, 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 ti aspetto, dai, 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 da un pezzo resti sempre fantastica, ma dimmi come mai sei ancora indecisa. Metta tra lui e me. Guarda, se n'è accorta anche la primavera. E tutta questa gente che vedo in giro la sera. E tra le tue gambe dimmi quanti sogni fai. Ma se ne accorge la città. Ma dimmi tu che assurdità. E allora dai, 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 ti aspetto, dai, 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 che è presto, dai, 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 decidi tu e non ne parliamo più, dai, 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 ti aspetto, dai, 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 da un pezzo resti sempre fantastica per me, ma dimmi che vuoi. Metà di chi sei e se ti prende di più. E allora dai, 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 ti aspetto, dai, 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 che presto resti sempre fantastica per me. Ah, si chiude meravigliosamente questo brano, bellissimo Marco, Fantastica per me, un brano, una vera e propria esplosione d'amore, quello di cui probabilmente abbiamo tutti bisogno oggi più che mai. Guarda, al di là dell'amore che comunque anima sempre un po' i testi, diciamo che i cantautori, chi scrive una canzone ha sempre una mancanza, in genere è così, ma in questo periodo è un brano che sicuramente strizza l'occhio alla fiducia, alla speranza, alla rinascita e mi sembrava assolutamente importante raccontare in questo pezzo la voglia proprio di ripartire, no? Con Ti la freschezza aspetto, di una dai, dai, primavera. dai, ti aspetto. Ecco, e poi diventa questo ritornello effettivamente significativo su quanto da te detto. Tra l'altro, lo ricordavamo anche prima, Marco, una storia d'amore, questo racconto d'amore all'interno di una cornice veramente meravigliosa, quale Villa Domi, che restituisce effettivamente splendore alla tua musica, alle La parole, campagna.
Campania è assolutamente, la Campania è pregna di bellezza, è uno dei nostri punti forti, chiaramente. Quindi ci tenevo a girare questo video in uno scenario importante come quello di Villa Domi. Peraltro, Mariu, io mi permetto di dirti che questa pandemia non ha portato solo un singolo, ma ben due, cioè nel senso che la mia collaborazione con la SOP Un Posto al Sole ha dato vita ad una nuova canzone che ho scritto ovviamente con il supporto del maestro Antonio Annuna, e anche questa canzone ci sta dando grandissima soddisfazione, un brano interpretato da Samuel Cavallo all'interno della storia di Upas, che devo dire incredibilmente ci sta dando una grandissima soddisfazione anche in questo senso, in un momento così difficile. Io mi ritengo fortunato. Esatto, insomma. Marco, complimenti, perché uscire con due singoli in un periodo storico sicuramente non facile vuol dire avere grande coraggio, ma soprattutto grande voglia di rimanere comunque vicini, no, ai propri fan. Ma io immagino che non sono l'unico a soffrire di questo momento. Il mio settore è completamente compromesso ormai da un anno e mezzo, e riuscire a muoversi, come dire, col mare calmo, quello è facile, ma muoversi con il mare in tempesta, questo rappresenta sicuramente la voglia da parte di tanti artisti di esserci, comunque di far sentire la propria presenza. E sembrerebbe che qualcosa si stia cominciando a riavviare. Questo fermo restando, mi auguro sempre nell'osservanza delle misure di cautela per questo momento, che comunque va tenuto d'occhio. Insomma, non bisogna abbassare la guardia in questo momento, però veramente speriamo si riparta presto, si possa ritornare a suonare, a recitare, andare al cinema. Marco, ma tu come stai? Esatto, noi quello che vogliamo, il nostro auspicio, è che la musica possa presto ripartire. Tra l'altro noi ci siamo visti per appunto qualche mese fa con la speranza che la musica potesse ripartire. Solo adesso probabilmente si sta muovendo qualcosa, come dici tu, però qual è il tuo appello, ma soprattutto come stai vivendo questi momenti di grande attesa? Facendo tanta buona musica, però ecco, qual è l'appello che vorresti fare? Ma l'appello senz'altro va ai più giovani, perché giustamente sono quelli che più naturalmente fremono, no, in un momento del genere. Quindi il mio appello va proprio a loro, a quelli più giovani, di continuare a tenere sotto controllo la cosa, di usare sempre la mascherina, di tenersi a distanza, di evitare quelli che sono gli assembramenti, e soprattutto di stare attenti a quelli più anziani, cioè a non portare questo maledetto virus magari da parenti e quant'altro, più fragili, che magari beccandosi questo male terribile rischiano grosso. Questo è il mio appello. Intanto complimenti a te, perché ecco, nonostante le difficoltà abbiamo la possibilità di ascoltare tanti bei brani, l'ultimo, il nuovo, quello di Marco Fasano, presentatoci personalmente da lui quest'oggi. Guarda, fantastica per me. C'è una, come dire, una parabola, perché sono partito da Lasciami Amore, che è il brano che sta attualmente veramente spopolando in Upas, e siamo arrivati a Fantastica per me. Quindi da una malinconia latente siamo arrivati alla primavera e alla freschezza. Ad un romanticismo nostalgico, ma quella nostalgia ci piace, ci fa bene. Grazie Marco, sì. Complimenti a te, grazie a Marco Fasano. Grazie a voi tutti, saluto tutto Canale 9, che è un po' la mia seconda famiglia. E sei anche tu parte della famiglia, complimentissimi, un abbraccione, ci ritroviamo prestissimo. Ciao, qui, noi invece ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina 9.